aveva chiesto. Purtroppo l'ho preparato di corsa e questo gli darà fastidio perché lui era così preciso, così attento, misurava le parole, era davvero un grande maestro, ma io non pensavo che questo succedesse così in fretta. Me lo aveva chiesto non perché sono il sindaco pro tempore, ovviamente, perché i sindaci passano e se ne vanno, se ne va Galdino, ma perché siamo amici, quelle che restano sono le idee, le passioni, le convinzioni, appunto le amicizie. E quindi io sono qui a ricordare un amico, a ricordare una persona per me di famiglia, le mie figlie lo chiamano nonno, ma soprattutto sono qui a ricordare un compagno con il quale, pur non avendo per forza sempre le stesse opinioni su tutti, un compagno con il quale sono sempre stato, come si usa dire, dalla stessa parte della barricata, che poi è la parte dei lavoratori, degli ultimi, delle masse popolari che volevano contare di più nella democrazia italiana, degli antifascisti. Idee e lotte portate avanti da quel grande partito nazionale che fu il Partito Comunista Italiano, il partito di Enrico Berlinguer, il partito per il quale Galdino, io e tanti altri ci siamo impegnati fino all'ultimo. Galdino era originario del sud, di Melito di Porto Salvo, dove finisce la Calabria, dove finisce l'Italia. Un migrante, venuto al nord con i suoi fratelli, al nord in altre parti del mondo. Ricordo che una sorella riposa in Argentina. Questo dovrebbe farci riflettere su quello che sta succedendo oggi, sull'odio che investe chi cerca sicurezza e lavoro in Europa. Dimentichi della nostra storia e del nostro passato e del nostro vissuto. Arriva al nord già forte delle sue idee, delle sue passioni, non solo per la politica, ma anche per la letteratura, la musica, l'arte. Don Gino l'ha ricordato, scriveva anche poesie. Galdino era un uomo molto, molto colto, ma soprattutto arriva per insegnare. Il Marrari è stato un grande maestro elementare, amato, rispettato e anche temuto dai suoi allievi. Ne sa qualcosa Maurizio, che è stato suo allievo. Ancora oggi, per tanti, lui è semplicemente il maestro, senza altri aggettivi. E Galdino incontra Legnano, la donna della sua vita, Pinuccia, di qualche anno più giovane, che lui definisce saggia e paziente, molto paziente. Pensate, si sposano il 4 agosto del 56. Canegrate diventa il suo paese di adozione. Nelle vecchie stanze fumose della sezione diventa punto di riferimento dei militanti del partito, ma anche interlocutore dei tanti giovani che volevano cambiare il mondo. Il centro culturale canegratese, frequentato da tanti ragazzi, non certo teneri allora con il PC, fu aiutato da Galdino a trovare una sede e trovò in lui sempre un interlocutore attento e disponibile. Questo ci dice di quanto non fosse rigido ideologicamente, ma aperto al confronto. E poi venne il 75, l'anno della prima giunta di sinistra Canegrate, e Galdino, che nei 5 anni precedenti aveva fatto il capogruppo d'opposizione, divenne vice sindaco. E poi sapete le varie vicende che portarono alle giunte cosiddette anomale, nelle quali Galdino fece il sindaco per due, allora mezzi mandati, si alternava col sindaco democristiano nell'84-87 e nell'89-92, ma già a fine anni 80 aveva svolto la funzione di sindaco durante la crisi di giunta, che portò poi appunto alle cosiddette giunte anomale. Allora, come amministratore, Galdino è stato di una correttezza e per certi versi di una durezza esemplari. Lo spiega bene nell'intervista rilasciata poco tempo fa a Pino. Come sindaco ho cercato di riconoscere i diritti dei cittadini, che è altra cosa di concedere favori. Quando un cittadino mi chiedeva qualcosa che non potevo concedere o che contrastava con la legge, lo respingevo con fermezza. Ma se quello che mi chiedeva era un diritto ed era nel rispetto delle regole, allora pretendevo che gli uffici competenti facessero tutto il possibile
per soddisfarlo.